Luigi Bordoni è presidente di Centromarca, oggi a Bologna un appuntamento forse tra i più importanti del settore. Ci racconta brevemente che cos'è Marca e perché è importante per il settore questo due giorni bolognese? Insomma, la Marca è un prodotto, un marchio che è riuscito ad affermarsi sul mercato, che è riuscito a raggiungere un livello di reputazione tale per cui diventa un attore importante del mercato stesso, e quindi questo fra l'altro avviene attraverso le leve dell'innovazione, della comunicazione, eccetera. In questi giorni parliamo della marca del distributore, quindi è una marca che viene in qualche modo garantita dal distributore che propone un assortimento. Noi rappresentiamo l'industria di marca nazionale, vale a dire i prodotti di marca leader, che in Italia continuano a mantenere una quota straordinariamente elevata, siamo all'80%, poi il 20% è occupato dalle marche del distributore di cui si tratta in questi giorni, noi rappresentiamo tutto il resto e devo dire che per quanto riguarda l'Italia continua a essere assolutamente dominante la presenza del prodotto di marca industriale. D'altra parte abbiamo dei marchi assolutamente di grande prestigio e di eccellenza a livello mondiale, e credo anche di poter dire che il fatto di mantenere questa forza è fondamentale per cogliere una delle opportunità più rilevanti per il Paese, cioè l'affermazione delle eccellenze alimentari italiane sui mercati mondiali. Quindi direi queste qui sono un po' le prospettive e gli impegni anche che ci prospettano per il prossimo futuro. In che modo cambia il vostro lavoro in tempo di crisi, se siete toccati come settore dalla crisi economica, e in che modo si ridiscute quindi la vostra attività lavorativa? Allora, la recessione che imperversa ormai da diversi anni tocca tutti i settori dei beni di consumo, tocca anche i beni di consumo essenziali, sia pure in misura minore. Il nostro compito è quello di tenere comunque alto l'impegno, di insistere proprio su quei propulsori di cui accennavo prima, bisogna continuare a migliorare la qualità, bisogna continuare a migliorare la nostra prestazione al consumatore, perché la fedeltà del consumatore è la cosa più importante. Speriamo di riuscirci e speriamo soprattutto che ci sia una evoluzione positiva dal punto di vista economico che consente al consumatore di riprendere a utilizzare un potere d'acquisto non più così sacrificato come è stato negli ultimi tempi.